Capitano Yuri Watanabe, rapporto sul caso. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa, forse morta. Si era alleata con Amered del Maggia per ricattare i vertici delle altre famiglie. Ma ha commesso l'errore di tradirlo e così il padrino si è vendicato usando le armi della Sable. Hardy e le prove ricattatorie sono entrambi spariti nell'attacco. Ora Amered vuole la testa degli altri boss. Non potendo più ricattarli, è come si suol dire andato ai materassi e spera di eliminare gli altri padrini con la forza. Per farlo, ha pensato di impossessarsi delle armi pesanti lasciate in città dalla Sable. Abbiamo requisito tutto l'equipaggiamento possibile, ma la situazione è seria. Infuria una guerra tra bande e New York è sotto il fuoco incrociato. Ma la fortuna comincia a girare. Il Maggia ha bloccato Amered nel vecchio sanatorio di Harlem. Se teniamo impegnati i suoi uomini con un diversivo, potremmo infiltrare una squadra nell'edificio e prenderlo vivo. Abbiamo una sola occasione. Vediamo di non sprecarla. Laggiù si mette male. Ci siamo quando vuoi. Ricevuto. Metto in scena un diversivo coi fiocchi. Pronti, signori? Spidey, guarda qui. Bello. È contro il regolamento. Scusi, capitano. È un regalo di mio figlio. È raro lavorare con un supereroe. Chiuderò un occhio per questa volta. Ora pensate alla missione. Sì, signora. Comincia la festa. Avete letto L'arte della guerra, il capitolo sull'inganno? No? Meglio. Il Maggia è in guerra. Gli uomini di Amered contro le altre famiglie. E io ci sono dentro fino al collo. Ovvio. Non riesco a credere che Amered abbia scelto per base un sanatorio in rovina. No, aspetta. In effetti ci credo. Devo solo distrarre questi ceppi, mentre Yuri e i suoi entrano nell'edificio e portano via Amered. Amered, pesce martello. Serve un nome per gli altri padrini. Alce può andare? È un animale maestoso. O forse Stingray, la razza, che riprende il tema acquatico? Nah, sto sparando a caso. Sopra di noi! Il Maggia. Mi sono invocato a una festa in cui odio tutti. Prendi questo. Eliminazione confermata. Confermata. Muoversi. Sì, sta bene. Nuovi sgherri del Maggia, nuovi sgherri di Amered. Stessa devastazione. I padrini non dimenticano. Penso io al paio.
Potrei continuare tutto il giorno, anche se preferirei di no. Schiaccio come un insetto sul parabrezza! La smettiamo con queste battute! Sebo Jack, avete preso in prestito i suoi scudi! Si vedono anche scudi più belli. Bene, tutto liscio come previsto. Ora posso raggiungere Yuri. E Yuri, fuori è tutto sotto controllo. Lì come va? Non mi riceve. Forse è nel seminterrato. Meglio andare a cercarla. Carino qui. Inquietante al punto giusto. Di sicuro niente fantasmi. Yuri sa come muoversi, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Devo trovarla immediatamente. Spero che non salti fuori un fantasma dal bagno. Ne farei a meno. Non tutti i vecchi sanatori sono infestati dai fantasmi dei pazienti sottoposti a tortura. Ma questo scommetto di sì. Ehi, Yuri, mi ricevi? Provare non costava niente. Quei dannati sbirri pensano di poter entrare nel territorio del mag... Non si parla durante le infiltrazioni. Sembra la base operativa di Amred. Ma lui non c'è. E neanche Yuri. Si stavano giocando i quartieri per stabilire le nuove gerarchie dopo la caduta delle altre bande. Beh, tanti auguri. I newyorkesi sono allergici agli ordini. Gli altri padrini. Raffinato. Don Fortunato, il vero boss del Maggia. Pare che suo figlio voglia lasciare la banda.
Don Cicero, Big C, lurido come avvocato e persino peggiore come essere umano. Don Mauchio è famoso per la sua creatività. Don Costa ha rovinato decine di famiglie innocenti. Meriterebbe una lezione. Yuri! Pessimo segno. Devo trovarla e subito. Da dove spuntano? Non importa. Poliziotti ovunque. E c'è anche il ragno. E noi li facciamo fuori. Ammazziamoli tutti. Sai cosa c'è nella stanza? Devo togliere di mezzo questo rompiscatole. Siamo qui solo dei guardi. Stai non comodo, possiamo, eh? Entrare. Davvero? Certo. Ci ha provato lui. E? Hammerhead gli ha quasi staccato un orecchio. Quella stanza è sorvegliata. Forse Yuri c'entra qualcosa. Sì, ok. Ho capito. Non devo dare nell'occhio. Ok, ora gli altri. C'è qualcuno? Che cos'è? Guardate, Spider-Man è qui! Ha deciso di farti male! Occhio! Sentirai molto male! Sto eliminando uno a uno! E anche questa è fatta. Ora perché Hammerhead ha lasciato qui di guardia i suoi sgherri? Tecnologia Sable. Ma cos'è tutto il resto? E com'è finito nelle mani di Hammerhead? Qui ci sono troppe attrezzature per le dirette video. Scruble non approverebbe. Questa è una novità. E mi sembra troppo professionale per Hammerhead. Telecamere. Mi aiuteranno a trovare Yuri. Devo entrare lì dentro. Usano il vecchio sistema di sicurezza. Andiamo, Yuri. Io sono un gentiluomo. Prima di entrare, busso sempre alla porta. No. Ma voi vi siete infiltrati come serpi. È il problema dei poliziotti di oggi. Nessun rispetto. Vigliacco! Certo, ai tempi avevamo il vostro rispetto. Era un gioco di ritorsioni. A ciascuno il suo ruolo. Ci temevate. Ma ora... ora pensate di poter vincere senza sforzo! Invece deve tornare la paura. Getta l'arma! Mani dietro la testa! E se rifiutassi? Capitano,
Mi dispiace. Arma a terra! Ecco. È questa la paura. Ora, capitano, ora! Yuri! Yuri, dove sei? Yuri, sicura di stare bene? Sì, ho solo bisogno di rimettermi in sesto. Lascia fare a me. Posso trovare Hammer e scoprire cosa ha in mente. Tu pensa a riprenderti. Sì, sarebbe l'ideale. Devo chiamare le famiglie degli agenti e avvisarle. Ma non tagliarmi fuori. Se scopri qualcosa, voglio essere messa al corrente. Promesso. Lo fermeremo, Yuri. Non mi basta. Deve pagare per i suoi crimini. Hammer è da colpito nel vivo. Non può continuare a seminare il caos. Ho sentito che i suoi uomini bazzicano spesso il bar senza nome. È un buon posto per iniziare la caccia.